Cup, due squadre che non hanno di fatto più nulla da dire, potrebbe essere però sinonimo di un bello spettacolo e anche di qualche esperimento anche già visto a Tolosa. Sì, ovviamente siamo andati là con meno pressione loro avevano. Penso noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma abbiamo subito due mode. Penso la nostra mischia del primo tempo era sotto tanta pressione, non perché la mancanza nostra, è più perché loro sono molto forti là. E poi abbiamo subito tantissima punizione, siamo stati penalizzati troppo spesso, tanto per errore banale, diciamo, e per quello sono queste le due cose. Abbiamo sulle statistiche visto, siamo stati giocati tutto a pari, anche il tempo con palla in mano, tutto abbiamo portato la palla allo stesso volta, abbiamo placato allo stesso tempo, stesso volta, tutto uguale. L'unica cosa che veramente della grande differenza è la penetrazione, qui dare molto più touch a loro. Anche su questo penso il nostro touch ha funzionato molto bene, per quello c'era tante positive da prendere. Penso alla nostra mentalità di giocare fuori Italia ha cambiato tantissimo, e questo è sicuramente un positivo. La partita di Tolosa hai già anticipato qualcosa, qualche sofferenza di troppo in mischia, dovuta però appunto a una mischia molto forte come quella del Tolosa. Ottima la rimessa laterale che ha sporcato o rubato diversi lanci e soprattutto un grande primo tempo di tutta la squadra. Sì, no, io penso tutto quello che tu hai detto è giusto, è un peccato perché nel secondo tempo la nostra mischia era molto meglio e abbiamo subito quello due mete, ovviamente con la cartellina giallo, e poi anche l'ultima azione proprio, se tu togli questi due mete potrebbe essere anche bello di finire. Sbagliate uno o due calci facili, penso che noi potevamo fare, e così non si sa mai, con 21 a 19 o 24 a 19 potrebbe essere un altro discorso. Quanto sarà diversa invece la partita di domenica adesso anche rispetto alla prima giornata di Pro 12 quando il Benettone è riuscito a battere gli Ospreys? No, ovviamente gli impegni di tutte e due squadre sono diversi, o i nostri obiettivi per questa partita. Per tutti e due non c'è più niente dentro l'Heineken Cup, tanto orgoglio, però noi vogliamo vincere una partita di Heineken Cup. Noi siamo andati molto vicini di nuovo quest'anno a fare una bella Heineken Cup, e manca proprio questa vittoria, e per noi sarà il nostro obiettivo ovviamente di vincere, ma soprattutto di dare un gran spettacolo, di giocare e voler lavorare sugli obiettivi specifici. Vogliamo lavorare sull'esecuzione del nostro gioco e cerchiamo di provare a segnare più mete possibile. Poi ovviamente la nostra difesa rimanere, il nostro obiettivo. Abbiamo subito ultimamente mete tantissimo da turnover, dove noi abbiamo provato a giocare e le altre squadre hanno usato il nostro errore in loro favore. Io cerco di lavorare, di eliminare il più possibile gli errori, di giocare, di avere un bel gioco, con la palla in mano, in difesa di non subire anche una meta, di lavorare tantissimo, di tenere la nostra concentrazione e poi ovviamente noi dobbiamo continuare sulla strada di crescere. Noi in Pro 12 vogliamo essere forti nell'ultima parte e non partecipanti, per quello sarà veramente un gran obiettivo di usare anche questa partita di continuare a migliorare il nostro gioco, di prendere la fiducia il nostro sistema. Dal punto di vista dell'entusiasmo e anche di quello che stavi dicendo, appunto, difesa e anche bel gioco, spettacolo, è emblematica la meta realizzata da Tommaso Benvenuti. Molta pressione su McAllister che sbaglia, perde il pallone in avanti e subito un pallone di recupero e una bellissima meta realizzata da Benvenuti. Sì, ovviamente il gioco ha due lati adesso, questo con la palla in mano. Ma cosa tu, la squadra fa, o fanno, o cosa noi facciamo senza quando l'avversario la palla è diventato ancora più importante. Per quello il gioco può essere diviso praticamente con la palla in mano e senza la palla. Io penso
il nostro livello di creare turnover è cresciuto tantissimo e di sfruttare da quello è molto importante, ma come ti ho detto c'era purtroppo 2-3 mete subito troppo facili che dovevamo cercare di evitare. Non parliamo quasi mai dei singoli, ma naturalmente la novità grossa di questa partita era stato Luca Morisi schierato con il numero 10. Da ex numero 10, come giudichi la sua prova? No, penso, guarda, in attacco e difesa lui è un buon giocatore, questo sappiamo, ha tanta capacità per crescere, e abbiamo sempre detto noi stiamo sviluppando e cercare di far crescere, ovviamente senza un'altra squadra dove i ragazzi del genere possono giocare spesso, dobbiamo cercare occasione come settimana scorsa e dare loro un po' di tempo in campo. Non penso è facile cominciare in pioggia contro Toulouse in partita d'anica in campo, ecco, lui ha gestito la pressione ottimo, ovviamente sappiamo su calci e su piede deve migliorare ancora, ma per me dal punto di vista gioco, l'organizzazione del nostro gioco, la difesa, in attacco, la distribuzione, una gran prova, un ottimo prova per cominciare. Però, adesso abbiamo i punti di riferimento e possiamo cominciare a lavorare su una cosa specifica per dare lui la mano, per continuare a crescere come giocatore e se dovrebbe diventare un'apertura abbiamo adesso i parametri. Avevamo parlato prima della partita di Picamol, Robert Barbieri non lo ha fatto sentire più di tanto, è stata un'ottima prova anche del nostro numero 8. No, Robert sta giocando bene, solito fatto il solito avere, molto competitivo, penso lui è molto focalizzato sul suo dovere, sul suo lavoro quest'anno e mi dà tanto, veramente tanto piacere. Come tanti altri, penso anche Antonio Pavagnaro ha ripreso un po' fisicamente, ha fatto una bella partita, ma guarda, sai, io con Jardim Bat ho fatto un ottimo lavoro, per quello non voglio mai usare una come esempio, perché se tu guardi, ognuno ha fatto il suo dovere bene, molto bene, è un peccato per sempre per uno o due errori, ma è veramente una prova della squadra ottima. L'ultima cosa rispetto appunto a questa partita col Tolosa, cosa vedremo di diverso o più o meno pensi di mantenere le stesse scelte anche contro gli Ospreys? No, adesso dobbiamo pensare bene, ovviamente volevo fare questo spettacolo, voglio anche creare un buon entusiasmo tra tutti i nostri ragazzi, ma soprattutto vogliamo dare uno spettacolo, penso i nostri tifosi meritano un po' di rugby senza tanta pressione, ovviamente vogliamo vincere, noi non partecipiamo mai, all'inizio dell'anno diciamo già nessuno qua gioca solo per giocare, vogliamo vincere, ma se noi continuiamo a parlare, vincere aumentiamo pressione che noi abbiamo già addosso, per quello il miglior obiettivo sarà di riprendere la nostra cosa, di prendere consistenza nel nostro gioco, di attaccare bene da profondo con diverse azioni, fatto bene.